Sono pienamente consapevole delle responsabilità che mi aspettano, oltrepassando la porta del numero 10. E mi impegnerò incessantemente per assolvere il mio compito e non deludere la fiducia che il popolo britannico ha riposto in me e nelle cose in cui credo. Vorrei dire ancora qualche parola per ricordare San Francesco d'Assisi, il cui insegnamento sembra particolarmente adatto al momento attuale. Dove c'è discordia, si possa portare armonia. Dove c'è errore, si possa portare verità. Dove c'è dubbio, si possa portare fede. E dove c'è disperazione, si possa portare speranza. Che ci fanno quelli vicino al ponte? Guardate la strada! Il primo ministro vuole un approccio nuovo alla questione dell'Irlanda del Nord. La strategia ideata poggia su tre punti di forza. Isolamento, criminalizzazione, umiliazione. Blocchiamo la strada che attraversa la frontiera e ne prendiamo il controllo. Isoliamo le comunità. Criminalizzazione. Queste persone sono criminali. Non sono soldati, non sono guerriglieri. Non c'è guerra, c'è solo crimine. Umiliazione. Voglio vedere questa gente in galera. Tim, qual è attualmente la situazione nelle prigioni? Per esperienza, coinvolgersi in un conflitto con i prigionieri dell'IRA in particolare serve solo a dare ai terroristi l'occasione di radunarsi. Grazie, Tim, ma credo che bisogna cambiare leggermente tattica. Vogliamo rendere le prigioni attive, non passive, perché è nelle prigioni che una volta per tutte spezzeremo la schiena all'ira. Gerard! Frank ha convocato una riunione d'emergenza. Devo andare! Thank you.
Gesù, andiamo. Non possiamo fargliela passare lì. Non c'è l'autorizzazione di Dublino. Non me ne frega un cazzo. Dobbiamo fare una rappresaglia. Chi può rimediare una macchina pulita? Eh? Che c'è per colazione, ma? Liam Quigley, guardati un po', non ti troverai mai una ragazza in questo stato. Le uova, siediti. Ne voglio uno morbido stavolta. Va bene. Quei pezzi di merda stanno facendo saltare in aria tutti i ponti. Non usare questo linguaggio qui dentro, per favore. Ma perché? Perché? Per controllare noi. Noi? Che vuol dire noi? Queste uova è duro. Proprio divertente. Ecco fatto. Questo è quello vero. Dov'è il mio pranzo? Chi ha mangiato il mio pranzo? Io ho preso una mela. Santo cielo. Perché non ti trovi un lavoro? Era solo una mela. È a dieta. A dieta? Bevi un goccio di tè, sarai congelato. Mi puoi prestare la macchina? La macchina? Perché? Devo comprarmi le scarpe. Va bene, però ci accompagni a scuola. Sì, come no. Bene, ecco fatto. Grazie. Com'è l'uovo? Oddio, siamo in ritardo. Presto, presto. Finisci, svelto. Andiamo, Gerard. Hop. 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 Fermi! Fermi! Spaventate le bestie! Fermi! Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ma che cavolo è questo? Come facciamo a far passare il bestiame? Questo è per evitare che tuo figlio uccida la gente e se ne scappi oltre la frontiera, laggiù. Mio figlio non scapperebbe mai da te, Mepic. Perché non te ne torni a casa, Annie, prima di metterti nei guai? Avanti, ma... Lasciali perdere. Dì al tuo Frankie che come si muove è fregato. Diglielo tu. Va bene, ragazzi, mettetelo giù. Giù indietro. Hop, hop, hop. Schifosi. Non è tenera. Dio, ci mancava solo questo. E ho anche la prova del concerto stamattina. Puoi venirci a prendere alle 4? Certo. Non spendere troppo, capito? Corri, Liam! Non ti preoccupare, ti ho sostituito. Bene, sì, certo. Dio, tutte le strade erano bloccate stamattina, da non crederci. Bene, ho qui l'ordine del giorno. Vieni. Andiamo.
Toglietevi da questa strada del cazzo! Oh mio Dio! Via dalla strada! Vatte, non ti sbatto dentro! No, aspetti, ci penso. Signora, io non ho tempo da perdere. Mi ha aggredito! Vieni via, Monella! Io non mi sposto per tu, obbedisci! Ti lasci, vieni via! Ti lasci! Me ne vado, me ne vado! Ragazzi, signora Quigley! Su, mettiti in via! Avanti, ragazzi! Avanti! Muovetevi! Presto, svegliate! È tornata a casa prima. C'è stata una bomba. Hanno dovuto chiudere la scuola. Non l'hai sentita? Stavo a Castleborough. Oh, che spavento. Hai comprato le scarpe? Non c'erano quelle che mi piacevano. Vuoi dire che sono venuta a piedi fino a casa per niente? Oddio, mi faresti una tazza di tè? Chi l'ha fatto? Crediamo sia stato quest'uomo. Frank Higgins. Prendetelo. Presto. Presto, entri. Buongiorno, sorella Bernardina. Lei ha messo le mani addosso a mia figlia ieri. Ha detto prego? L'ha fatto e l'ha umiliata davanti ai soldati britannici. Per favore, signora Higgins. Lei è un attaccabrighe, Annie Higgins. Vada fuori dalla mia scuola. Non lo rifaccia, per Dio, i miei figli non si toccano. Se ne vada dalla mia scuola o chiamo la polizia. Se lei crede che abbia paura della polizia, provi a toccare ancora mia figlia e non la salverà nemmeno quell'abito. Andate in classe. Bene. Tutto a posto. Vuole vedervi stasera, d'accordo? Passeremo dal retro. Perfetto. Allora te lo dentro il cane. Bene. Ah, buon Natale. Ci vediamo più tardi. L'hai visto? Sì, è lui. Hai preso la targa? Pronti? Signore e signori, tra poco ci sarà Gerard, la stazione della guarda che sono pronto. Ma nel frattempo... Ciao, come va? A gonfie vele. Sono miei. Tante grazie. Questo è da parte della nonna. Ringrazio. Grazie, nonna. Ecco a voi, signore. Grazie, Gerard. Gerard, perché non ti alzi e inviti tua madre a ballare? Se ne sta seduta là tutta sola. Non so ballare. Coraggio. Non vedo l'ora di ballare con il più bel ragazzo della sala. Beh, qui ci sono solo io, mi dispiace, dovrai adattarti. Mi sta benissimo. Dio, ogni tanto mi dimentico quanto sei alto. Gerard, a volte mi ricordi tanto tuo padre, lo sai? No, lui era più alto. Ma i capelli erano più corti. È vero. Senti un po'. Non capisco perché non vuoi tornare all'università. No, no, adesso non ricominciare con la predica sull'università. Io non voglio farti la predica, Gerard. Voglio solo sapere perché non ci torni. Ho bisogno di prendermi un perché? Anno. Perché? Per imparare a ballare. È solo che non voglio che sprechi la tua vita così. Guardate un po'. Oh, oh, oh. Oh, oh. Forza, venite a prendere il vostro regalo. Devo andare. Devo dare il regalo a una persona. A chi? Non la conosci. Oh. Ciao. Mi dai altri soldi? I miei li ho spesi tutti. Li hai spesi tutti? Su, vieni. Andiamo a vedere cosa ti ha portato Babbo Natale.
Dai, mettiti seduta, ma... Verranno qui. Già. Inquadrato. Squadra di sostegno, tenersi pronti. Squadra Alfa, tenersi pronti. Eccoli. Come va? E tu? Entra. Allora, tutto bene? Sì. Teresa, porta fuori il cane. Va bene, ma... Avanti, bello, andiamo. Allora che mi racconti, va? Come stai, pa? Sempre in gamba, eh? Sempre spiritoso, eh? Ehi, ma... Buon Natale, figlio mio. Stai bene? Sì. Quanto ti puoi fermare? Non molto. Il tempo di mangiare un boccone? Oh, sì. Va bene. Buon Natale, va. Ma che ti sei messo a fare? Tutto a posto? Sì. Mangi un boccone con noi, figliolo? Sì, grazie. Bene, siediti qui. Tutto a posto, papà? Vuoi una mano? No, no, sto bene adesso. Lascia stare, ce la faccio. Alza fretta. Grazie, grazie. Tanto abbiamo tempo fino a Capodanno. Questo è bello. Ci siamo. Ti piace? Molto. Tieni, sono sigari. Sigari, che bello, grazie. Questo è il mio regalo. Ah, un altro, beh, grazie. Ma che è Natale? Ecco, adesso è pronto. Cristo, tutti gli anni ci dobbiamo mettere a tavola con questa sedia vuota. Lo so, lo so. È morto e non ritornerà mai più. Lo so. Sembra proprio buono, ma... Passa la salsa a tuo padre. Ma guarda, ho preso favore, proprio l'osso. Ah, non puoi fumare. Ancora due, Gerard. Puoi fumare quelli, avanti. Sta bene. Prego. Non lo dico. Grazie, grazie. Tutta un'altra cosa. Ci siamo spiegati. Questa salsa non deve essere buona. Dai, tira, tira, tira. Tieni, è proprio squisita. Gesù, Frankie! Via! Perché? Che c'è? Niente! Oddio, mamma, che succede? Questo! No! Forza, non lo dire! Fermi tutti! No! Piazzi! No! No! Mi hanno colpito! Forza, Frankie! Avanti, tirate su! Ferma lì! Non ti muovere! Entriamo qui dentro! Entriamo qui dentro! Cazzo! Continua a camminare, Frankie! Guardate la casa! Nessuno si muove! Salve, Frank. E quello chi è? Portatelo via.
Fatemi su! Lasciatemi! Non era poi tanto male. Chiunque altro al mio posto non avrebbe mai più ballato. Passami il cellophane, per favore. Ma dove andate? Che c'è? Questa parte. Che sta succedendo? Chi altro c'è in casa? Solo mia figlia e mio figlio. Dov'è suo marito? No. Mi lasci! Liam! Per favore, stai tranquillo, Liam. Scusate, cosa ci fate lì dentro? Dov'è Gerard? È uscito con la sua ragazza. Non mi dire bugie. Io non sono bugiarda. Mia figlia non le sta mentendo. Lo abbiamo noi. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Oddio, guarda come sei. Non lo tocchi. Allora, ti sono arrivati i vestiti? Sì. Gerard, un uomo è stato ucciso. Sì, ma era un soldato. Era figlio di una madre, come tu sei il mio. Era lì che aspettava di ucciderci. Ed è stato colpito. Oh mio Dio. Mi hai mentito. Ho dovuto. Non avevo scelta. Ho dovuto mentire perché volevo proteggerti. Proteggermi? Pensavo che non ce l'avresti fatta. Sono anni che cerchi di sfuggire a questi problemi, ok? Sono tua madre. Non venirmi a raccontare che devi proteggermi. Scusami. Scusarsi non basta, Ger. Ascolta. Ascolta. Giù ho incontrato un avvocato che sostiene di poter ridurre la tua accusa in semplice cospirazione. Ti devo dire una cosa. Basta solo... Probabilmente verrà sbattuto dentro per molto, molto tempo. E non ho bisogno di un avvocato. Perché sono un prigioniero di guerra. Non sono un criminale. Io non riconosco questa corte. Ma sei diventato matto. Non sono mai stato tanto lucido. Il tempo è scaduto. No, io non ho ancora finito. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Senta, io lo devo rivedere. Gerard, tornerò. La borsa, per favore. Lo so, è già stato. È lei, la madre di Gerard. Bene, vada. Suo figlio si rifiuta di vedermi, signora Quigley. Non mi interessa, avvocato. Voglio che sia difeso. Bene, ci proveremo. Signora Quigley, sono Danny Boyle, presidente della Sinn Féin di Belfast. Sì, so chi siete. Che cosa ci fa? Sono qui per sostenere suo figlio. Mio figlio non ha bisogno del suo sostegno, signor Boyle. Frankie! Tutto bene, ma? Tutto bene? Silenzio in aula! Silenzio! E in piedi!
Gli imputati sono rappresentati? Io rappresento Gerard Quigley, vostro onore. No, non è vero. L'imputato rifiuta la difesa. È un suo diritto. Siamo prigionieri di guerra dell'esercito repubblicano irlandese. Ci rifiutiamo di partecipare a questa farsa senza giuria. Questa corte britannica non ha nessuna giurisdizione in Irlanda. Non permetteremo di essere trattati come criminali. Questo è un tribunale penale, signore, investito dalla regina di pieni poteri. Si metta a verbale che gli imputati si dichiarano innocenti. Procediamo. Reperto A, vostro onore. Vostro onore, questo è un Kalashnikov AK-47, un'arma d'assalto. È uno dei due trovati nel luogo della cattura. La perizia del dipartimento ha stabilito che vi sono impronte digitali di entrambi gli imputati su queste armi e che quest'arma è stata usata dall'imputato Gerard Quigley. Reperto C, vostro onore. Vostro onore, abbiamo anche trovato questa granata che consiste di 2 once di Sentax ed una capsula percussione ed è del genere di quelle fabbricate e usate dall'IRA. In base alle vigenti leggi dello stato di emergenza, spetta a me deliberare a nome della giuria. Quindi, non io dichiaro gli imputati... Questi uomini sono prigionieri politici! Colpevoli! Non sono allontanate criminali! Quella mano! Lasciatela! Levale di dosso con le lunghe mani! Fermatevi! Tranquillo! Tranquillo! Non sono criminali! Maledetti! Frank Higgy, lei rappresenta una pericolosa minaccia per questa società. Questo tribunale la condanna all'ergastolo senza diritto alla libertà provvisoria. Gerald Quigley, lei ha affiancato Higgins nei suoi deliberati atti di terrorismo. Questo tribunale la condanna a 12 anni di reclusione. Cammino! Cammino! Vestitevi. Murphy, chi si rivede? Che problema c'è? Io sono un prigioniero di guerra. Mi rifiuto di mettere la divisa dei criminali. Ti rifiuti? E tu, sentiamo. Anche tu ti rifiuti? Mi rifiuto. Posto speciale per voi due. Il permesso, per favore. Siamo qui per vedere Gerard Quigley. Un momento, prego. C'è una visita per Gerard Quigley. È in protesta. Grazie. Ho paura che non lo possiate vedere. Può andare indietro, per favore? È stato appena condannato. Non l'ho ancora visto. È coinvolto in una protesta. Non posso farci niente. Può andare indietro, per favore? Sta bloccando il traffico. Ah. Due in arrivo. Due in arrivo. Due in arrivo. Due in arrivo. Fuori i rifiuti. Franky, oh cavolo, benvenuto. Dentro, la fortuna c'era. Sansa, è arrivata compagnia. Vai. Bobby.
sono ridotto così male? Mi sembri Gesù Cristo. Ecco la tua divisa, Quigley. Ecco la tua divisa. Che ci fai qui? Mi sono licenziata. Cosa? Non posso più lavorare in quel posto. Perché? Non si fidano di me. Ma come, ti hanno detto qualcosa? No, ma lo so. Oh, per l'amor del cielo, Alice. Lavoro in una banca, mamma. E Lira l'ha svaligiata 4 volte. Perché dovrebbero fidarsi? Non l'ha svaligiata Gerard. E come fai a saperlo? E dove andrai a lavorare? Comunque non posso più restare qui. Odio questo paese. Sbrigati, tesoro! Faremo tardi! Mamma, stai tranquilla. L'aereo parte alle 11. Ce la fai a portarla? Sì. Cosa farai per lui? Tutto quello che posso. Su, andiamo. Grazie, signor Wilson. Ciao, Sam. Ciao, Tim. Avevi bisogno di parlare. Questa protesta va avanti da 2 anni, vero? Sì. Quanti sono attualmente? Circa 300, ma è un numero soggetto a variazioni. Voglio che questi uomini indossino la divisa. Beh, noi abbiamo già provato di tutto. No, non tutto. Avanti, alzati. Ma che... Ginnastica, ragazzi! Forza, in piedi! Avanti, alzati. Cristo. La prende proprio sul serio questa storia dei prigionieri di guerra. Fa un freddo boia. Ma che cazzo serve? Tanto dove vuoi che andiamo? Per mantenerci in forma, sta zitto e fai gli esercizi. Te lo dico io. Mary sì che ti tirerebbe su. Oh, Mary. Oh, continua così, Mary. Oh, ecco. 18. 19, 20. Bene, ragazzi! 20 flessioni! Avanti a te. Cominciate con Sanz. 36. Rifiuti. Nessun ritiro senza divisa. Che succede? Nessun ritiro senza divisa. Questo non vi servirà un cazzo. Non ci piegherete. Rompiamo le finestre! Rompiamo le finestre! Forza! 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 Ah! Ah! Ah!
Sono Annie Higgins, la madre di Frankie. Oh, salve, signora Higgins. Suo figlio vuole che lei lo vada a trovare. Oh, si ritira dalla protesta. Tutto quello che so è che deve andare venerdì. Senta, mi potrebbe dare un passaggio? Cosa succede, signora Higgins? Non lo so. Non lo so, adesso devo salutarla. Arrivederci, ci vediamo venerdì. No, grazie, ho smesso. Smetterei anch'io, ma tanto in questo cavolo di paese puoi crepare da un momento all'altro. Quigley? Sì. Higgins. Dodici. Nella 12. 10. Seduto. La barba ti fa sembrare più grande. Salve, signora Quigley, come va? Gerard, uscirai dalla protesta? No, ma... Beh, io... Allora di cosa c'è? Dovevamo far arrivare fuori quello che è successo. Non ci fanno andare al gabinetto. E come fate? Noi, all'inizio, la buttavamo dalla finestra. Poi hanno sigillato le finestre, così l'abbiamo buttata sotto la porta. Poi hanno sigillato sotto le porte e adesso la spargiamo sui muri. Spargete i vostri escrementi sui muri? E che altro possiamo fare? Oh, come puoi vivere in questo modo? Ascolta, devo mandare un messaggio a Danny Boyle. È davvero importante, ma... Ti voglio bene. Venga avanti, per favore. Alzi le braccia. Ha oggetti non consentiti? No. Può andare. Tutto bene? Entri. Come si è permessa? Cosa? Sapeva che avevo questo, vero? Volevo solo vedere mio figlio. Allora cosa dice questo messaggio? Non lo so. Non permetterò che mi usino come strumento di violenza. Tutto quello che so è che Bobby Sands doveva mandare fuori un messaggio. E adesso leggiamo questo maledetto messaggio. Melodia. Melodia. Melodia, sono affari dell'ira. Melodia, signora Quigley. No.
Amico mio, gli inglesi ci costringono a vivere nella nostra sporcizia. Il morale dei ragazzi sta crollando. Se non riesci a trovare una soluzione, dobbiamo risolvere questa crisi con lo sciopero della fame. Non ti sto minacciando, ti sto illustrando la cruda realtà. Il tuo amico e compagno Bobby Sands. Io non entro lì dentro. Mi dia la lettera. No, gli dica di venire fuori. Tre persone ci sono rimaste secche. Come va? Mio figlio sta strofinando la merda sui muri per colpa sua. Aspetti un momento. Il governo britannico tiene suo figlio in prigione, non io. Ha qualcosa da darmi? Lo legga lei. Stanno pensando allo sciopero della fame, Danny. Cosa intende fare? Deve fare qualcosa. Cosa ha intenzione di fare? Dobbiamo vincere nelle strade. Ah già, disgregare e distruggere. Non sapete fare altro. Andiamo via di qui, Kathleen, andiamo via. Viene con me, Annie? Oh, capisco. Se non sei d'accordo con loro, sei contro di loro. È così, vero? Ho bisogno di un bicchierino. Non riesco neppure a tenere il volante. Perché non si prende un po' di Valium? Per il sistema nervoso? No. Io te l'ho detto. Allora, viene. E 60, prego. Molte grazie. Si sposti, io lì non mi ci siedo. Perché? Perché no? Non mi ci metto sotto di lei. Il bicchiere. Shot your law. Che cosa vuol dire? Verrà il nostro giorno. Di che giorno sta parlando, Annie? Il giorno in cui quelli se ne andranno. Il giorno in cui quei maledetti se ne andranno. Non riuscite a pensare ad altro? Beh, la mia vita non cambierà in ogni caso. Mi scusi, ma la sua vita e la mia vita sono due cose molto diverse, signora. Mio figlio è stato ucciso dagli inglesi, quindi può prendersi il suo brandy e ficcarselo nel culo. Annie. Va tutto bene, signore? Sì, sì, nessun problema. Altri due brandy, per favore. Li porto subito. Mi dispiace, Annie. Non sapevo. Oddio, deve essere una cosa terribile perdere un figlio. Ecco qua. È a posto così? Sì, grazie. Grazie.
Forza ragazzi, la messa. La messa. È l'ora della messa. Cazzo, mi sembri Robinson Crusoe. Mi scusi, padre. Frankie, vorresti servire la messa? Va bene. Eminenza, questo è Bobby Sands. Bobby. Gerard, pensami da queste spalle. Mi fa molto piacere che sia venuto, Eminenza. È il minimo che potessi fare. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Il Signore non sono degno di partecipare alla messa, ma di soltanto una parola che si sta salvando. Il corpo di Cristo. 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 CBS News, cardinale. Eminenza, cosa le ha detto Bobby Sands? La sua presenza di oggi può dare uno spiraglio di speranza? Quando ero un giovane sacerdote, ho lavorato per un po' di tempo tra i poveri nelle cloacche di Calcutta. Chi l'ha autorizzato a venire? Io. Al più alto livello di degrado. Perché? Ma mai avevo visto. È il capo della Chiesa Cattolica Irlandese. Le proprie peci sui muri. A gettare l'urina sotto le porte delle celle. Non si potrebbe permettere neppure a un animale di vivere in tali condizioni, e tantomeno a 340 esseri umani. Come membro del governo britannico, le assicuro che la mia protesta andrà fino in fondo. Ci siamo. Adesso anneghiamo nella merda. Signori, mi fa piacere che troviate la situazione così divertente. Dobbiamo mostrarci moralmente superiori a loro. Lo so, compromesso con quelli è una parola sporca, ma se non ci sbrighiamo a tirare fuori un'idea nuova, ci ritroveremo tutti col culo per terra. Che gran finocchio. Proprio a noi ci doveva capitare. È molto appoggiato. E potrebbe anche avere ragione. Io... le ho portato delle uova fresche e un po' di pane per ringraziarla del passaggio. Tenga. Non doveva. No, no, mi fa piacere. Allora la ringrazio molto. Tutta questa pubblicità è una gran cosa. Che ne dici, ci darà una mano? Non possono ignorare il Papa, un cardinale e un parlamentare. Non credo, no? Io... Oh, signora Higgins, gradisce una tazza di tè? No, grazie, no. Jimmy sta a casa da solo, è meglio che vada. Grazie, signora Higgins. C'è di che. Gesù, credevo che mi avessero sparato. Oddio, per poco non mi prendeva un infarto. Mi darebbe un altro passaggio? Sì, certo, venga. La mettiamo nel bagagliaio. Che spavento. Deve essere una gran cosa saper guidare. Eccoci. Che siamo venuti a fare qui? Provaci tu. Proviamo. Entra. Bene. Adesso metti la prima e vai avanti, lentamente. Gesù! Poi il piede sul pedale. Toglilo. Non quel piede, l'altro. Come sarebbe quell'altro? Lascia stare il freno. L'altro piede. Gira il volante. Gira il da che parte? Giralo e basta. Sì, ma da che parte? Ma da qualsiasi parte. Giralo e basta.
C'è un tizio del Ministero degli Esteri che ci offre una specie di accordo. Non ci credo. Sul serio. Cazzo, è grandioso! Aspetta, stiamo calmi. Non precipitiamo le cose. Tieni. Cavolo, dove l'hai rimediata? Me l'ha data lui. Una specie di pipa della pace, immagino. Cazzo, godiamocela. Allora, che genere di accordo è? Niente divise. Scuola al posto dei lavori forzati. Recupero del tempo perso. Praticamente tutte le nostre richieste. Ma chi è questo tizio? È un diplomatico. Un diplomatico? Con questo ci faremo 5 o 6 fumate. Senso di libertà, vero? Ah, certo, finché non ti blocchi. Immagino sia stato un bene che siano arrivati. Mm-hmm. Sai, non è che li odio tutti. Mamma! Mamma! Hanno fatto un accordo. Stai scherzando? Avranno i loro vestiti. Beviamoci un bicchierino, forza! Io solo so se ne abbiamo bisogno! Jimmy! Evening shadows make me blue when each weary day is through. How I long to be with you. My happiness, every day I reminisce, dreaming of your tender kiss. Oh, you beautiful doll, you great big beautiful doll, let me put my arms around you, I could never live without you. Oh! You beautiful doll, you great big beautiful doll. If you ever leave me, how my heart would break. Ma! sono stanca. Oh, che palle che sei. Scusa, Teresa. Notte. All the way, the moment came. Keep away, all the way, all the way. You'll hear me sing and I'm from I walk out in the morning air. Keep away, all away. Just there I met this Mansi player. I'm from South Australia. All away, you wanna king. Keep away, all away. All away, you wanna sing. I'm from South Australia. There's just one thing that's on my mind. Keep away, all away. I see me dancing there. I'm from South Australia. All away, you rolling king. Keep away, all away. All away, you hear me sing. South Australia. Let's go. Quelli non posso prenderli.
Mi scusi, cosa vuol dire no? Ci avevano assicurato che avrebbero potuto indossare i loro abiti. No, non i loro abiti, gli abiti civili. Non capisco. Il nostro parlamentare Frank McGuire ci ha assicurato che con le nuove regole possono indossare i loro abiti. No, aspetti, aprite, noi abbiamo il diritto... Che cos'è? I vostri nuovi vestiti. Per quanto riguarda l'autorizzazione ai prigionieri dell'Irlanda del Nord di indossare abiti civili consegnati dai superiori delle prigioni in sostituzione della divisa, abbiamo deciso che questa regola dovrebbe essere valida per tutti e quindi lo abbiamo concesso a tutti i prigionieri. No, 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 non abbiamo detto i loro abiti, abbiamo detto semplicemente abiti civili. Mi stia bene a sentire. Sono un diplomatico del governo di Sua Maestà. Io non posso rompere i patti. Qui si tratta di guerra, non di diplomazia. Davvero? Ricordo chiaramente. Lei ha dichiarato che questa non era una guerra. Ascolti, voglio che si cominci a trattare questa gente per quello che è. Una banda di terroristi. Fate in modo di stanarli. Portateli allo scoperto e sistemateli. Estigionish Kaja! Ta'an agawit salak hart! Ni waramich mar wakan dismo. Tan votal glocka ogan igok jandana blockana. Tussian stalk opras amarak. Chukiola! No. È lui, Bobby Sands. Pronto? Cellar Pub. Alice, sono io. Mamma, come stai? Sto bene. Ascolta, Alice, i detenuti hanno iniziato lo sciopero della fame. C'è di mezzo anche Gerard? No, no. Ne sei sicura? Sì, sì, sono sicura. Ok, vuoi che torni a casa? No. Resta dove sei. Stai meglio lì. Il parlamentare McGuire vi invita a discutere la crisi dello sciopero della fame. Bobby Sands sta scioperando ormai da 15 giorni. Com'è possibile che nessuno possa farci niente? Beh, la Sinn Féin sta facendo tutto il possibile. Siamo in una fase delicata. Contiamo di vedere presto i risultati. Ha già parlato Frank McGuire? No. In tutto questo, qual è la posizione del Vaticano? Il Vaticano è già stato informato, il Papa sa. Oh, il Papa sa? Sì. La Chiesa sta facendo di tutto per sbloccare tutto la situazione. Tutto ciò che fa la Chiesa è di starsene tutto ciò che con fa la Sinn Féin è bloccare le strade e cadere nel ridicolo ad ogni modo. Signori, per favore. Lei è il nostro parlamentare, che cosa ha fatto finora? Già, che avete fatto tutti quanti finora? Ascoltate, il governo ha assoluto bisogno del mio voto. Per il dibattito sul bilancio. Penso di ottenere quello che ci serve. I prigionieri possono contare su Frank McGuire. Ne basta uno. Mi dispiace, è la regola. Interrompiamo la trasmissione per una notizia flash. È morto Frank McGuire, il parlamentare nazionalista indipendente del Fermanagh e South Tyrone. Frank McGuire rappresentava l'ago della bilancia a Westminster ed era un importante sostenitore delle richieste dei detenuti del braccio H attualmente in sciopero della fame. È stato colpito da infarto stamane nella sua abitazione. Maledizione! Dopo circa 50 giorni di digiuno, comincia il vero e proprio degrado fisico, a partire dagli organi apparentemente meno vitali. La vista inizia a indebolirsi, diventando ipersensibile alla luce.
Nel sistema muscolare si riscontrano fenomeni di atrofia per carenza. Mi ha appena telefonato Mark. Vitamina C. Credo ci siano dei problemi. Il sistema nervoso causa degli spasmi. Ascolta, hanno deciso di dare a Sans il posto di Maguire nel Parlamento britannico. È un'idea fantastica questa. Ce la dai una mano per la campagna elettorale? Darvi una mano? Vuoi dire aiutare la Sinn Féin? No, aiutare quelli che scioperano. Annie, io non credo nella violenza, è questo che dovete capire. Non si tratta di violenza, signora Quigley. Queste sono elezioni. Il primo ministro ancora una volta ha affermato: non esiste assassinio politico, bombardamento politico o violenza politica. Sono prigionieri politici, non lasciateli morire! 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 Votare Bobby Sands, un voto contro la repressione britannica in Irlanda. Votate Bobby Sands, non dimenticate, non dimentichi la data delle elezioni. Voti Bobby. Votate Bobby Sands. Per lei, signora, votate Bobby Sands, non dimenticate, votate Bobby Sands. Votate Bobby Sands, contro la repressione britannica. Votate Bobby Sands. Votate Bobby Sands, sostenete lo sciopero della fame. Votate Bobby Sands. Tenga, signora, tenga. Votate Bobby Sands. Votate Bobby Sands. Sostenete la lotta per il riconoscimento dello stato di prigioniero politico. Votatelo per non farlo morire. Votate Bobby Sands. Sostenete la lotta per il riconoscimento dello stato di prigioniero politico. Votate Bobby Sands. Votatelo per non farlo morire. Sostenete la lotta per il riconoscimento dello stato di prigioniero politico. Signora Quigley, posso parlarle? Ha deciso di onorarci della sua presenza? Sì, lo so, Madre Superiora. Sono stata un po' assente in quest'ultimo periodo, ma sono certa che lei comprenderà. Questi li ho sequestrati nella sua classe. Lei è sospesa. Bene. Buongiorno, signora Whelan. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, signora Whelan. Grazie, continuo io. Grazie, signora Whelan. Sono felice di rivedervi. Bene, pagina 95. Buongiorno, buongiorno, madre. Sedute. Devo parlarle immediatamente. Sì, certo, madre superiora. Se ne vada dalla mia scuola. Con tutto il rispetto, madre superiora, le suggerisco di chiamare il cardinale e spiegargli perché intende sospendermi. Le do il numero di telefono se ne ha bisogno. Nel frattempo vado a tenere la mia lezione. Molte grazie, madre superiora. Bene, che pagina avevo detto? 95. 95. Quest'uomo deve essere ricoverato. Non lo tocchi. Faccio io. Bene, adesso ti tiro su. Oh. Dio mio, così! Ecco, devo solo spostarti le gambe.
Ci siamo. Ci siamo. Al tre ti tiro su, va bene? Uno, due, tre, appoggiati! Ecco fatto. Ecco. Su, venga. Non mollate, ragazzi! Non mollate, ragazzi! Hai votato? Oh, sì. Sai, Anne, devo confessarti una cosa spaventosa. Non avevo mai votato in vita mia prima d'ora. Ma le elezioni non sono mai servite un granché. Dio, Anne, che dici? Potrebbe farcela. La tensione è altissima. Si attendono i risultati delle elezioni nel Fermarais au Tiron. Per coprire il posto resosi vacante in Parlamento. È stata una delle campagne elettorali più combattute nella storia dell'Irlanda del Nord. Il primo ministro, Margaret Thatcher, con una mossa senza precedenti, ha invitato l'elettorato a bocciare la candidatura del detenuto dell'IRA, Bobby Sands. Ed ora ascolteremo in diretta i risultati dello scrutinio. West, Harold. Sindacalista e membro del Partito Conservatore della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord. Voti? 29.046. Sands, Robert. Detenuto politico, braccio H, terroristi. 30.000. 30.400 voti. Cazzo, ce l'ho fatta. Bobby Sands ci è riuscito. Dichiaro Robert Sands, membro del Parlamento, eletto nei distretti di Ferrara e South Tyrone. Ce l'abbiamo fatta! Bobby Sands, parlamentare! Ce l'hai fatta. Non credi sia ora di smetterla? Faranno l'accordo. Ah.
voglio andare avanti fino in fondo. To Bobby Pyognak Morov. To Prunches August Ray and Rook Cree. Mahan to Aaron Stokeshaw. Take your fucking way! Go up to Humbasahire. Tom eats a Tridge Lakila. Bayer who got dinner at Awaru. Me Liggy May, she is a Robert. No. 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 Dio mio, no. Gerard. Gerard, pensa a Liam. Come farà Liam? Non puoi, non devi, non devi farlo, Gerard. Mi capisci? No. No. Per favore, io non ho finito. Devo parlare ancora. La visita è finita. No, riportatelo. La visita è finita. No, no. La prego, la prego. Per favore, solo un momento. Fatemelo vedere ancora un momento. Niente. Abbiamo le mani legate. No. Suo figlio ha fatto la sua scelta. Mi aiuti, la prego, glielo dica. Per favore, devo vederlo ancora. Kathleen! La prego, mi lasci più tempo. Non devo, è niente, tutto a posto. Devo solo vederlo un'altra volta. Vieni, vieni, non fare così. Kathleen, su, shh, Kathleen, non farti vedere debole davanti a loro, ti prego. Shh, non perdere il controllo. Per favore, le chiavi, avanti, dammi le chiavi. Dammi le chiavi, per favore. Avanti, dammi le chiavi, forza. Devo allargarci. Gesù. Sì, siamo molto commossi, signora Quigley. Ma può spiegare ai miei colleghi perché siete qui e cosa sperate di ottenere? Ecco, noi siamo venute a chiedere, a implorare la vita dei nostri figli, la vita di Bobby Sands, il nostro parlamentare. Vi chiediamo di convincere il governo ad andare e parlare con loro per trovare un compromesso prima che sia troppo tardi, che qualcuno muoia. Ma interromperanno lo sciopero della fame? Mi scusi, signore. Questi uomini sono terroristi e il governo di Sua Maestà, del quale sembro essere l'unico rappresentante, non intende negoziare con i terroristi. Mio figlio non è un terrorista. Suo figlio è un convinto assassino. Loro non lasciano nemmeno che Bobby Sands parli con i giornali. È il nostro parlamentare, noi non abbiamo voce. Lo sapete, 30.000 persone hanno votato per Bobby Sands, sono più di quanti hanno votato per la Thatcher. Quindi di cosa avete paura? Lei può saperlo o meno, ma di fatto sarà lei a decidere la sorte di suo figlio. La legge è chiarissima in merito. Se i vostri figli entreranno in coma, voi avrete il diritto di ritirarli dallo sciopero. Sicuramente nessuna madre lascerebbe morire il proprio figlio. Stanotte, a Belfast, la tensione è salita alle stelle dopo la notizia che Bobby Sands, del braccio H in sciopero della fame, ha ormai ancora poche ore di vita. Non c'erano segnali di una risoluzione dell'ultimo minuto della sua morte. Sands era al suo 66esimo giorno di sciopero. Il braccio di ferro in cui hanno nello Sands per la situazione della fame. È il nostro parlamentare! Lasciatelo in pace! È il nostro parlamentare! Lasciatelo in pace, maledetti! Venite al posto di polizia! Unitevi alla veglia! Kathleen! Unitevi a noi nella preghiera! Mettetevi in fila all'angolo! Kathleen! Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del ventre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e È morto! È morto! Squadra, avanti! Caricate! Fuoco! Caricate! Fuoco! Caricate! Fuoco! Circa 100.000 persone hanno partecipato ai funerali. Dall'estero un'ondata di protesta si è riversata contro Questo il governo britannico. Questo è un disastro. È una situazione che deve essere sanata. È la dichiarazione ufficiale del Ministero degli Esteri o la tua opinione personale? Thomas, sai niente dell'importanza dei martiri irlandesi nella storia? 1916, Pierce Connolly. Anche tra i soldati inglesi. Ne hai aggiunto un altro. Gli irlandesi chiedono alla signora Thatcher di agire con pietà. Non lasciatele morire altri! Non lasciatele morire altri! Dateci il vostro sostegno! Dateci il vostro sostegno! Non lasciatele morire altri! Non lasciatele morire altri! Dateci il vostro appoggio! Dateci il vostro appoggio! Ricordate Bobby Sands! Ricordate Bobby Sands! Non lasciatemi morire altri! Andate a casa! Come va? Non è niente, non è niente, sono piscio! Non è niente! Vieni, è meglio che vai a casa, avanti, vieni!
È tutto a posto, sto bene. Non è niente, vigliacchi! C'è qualcuno? Mamma! Alice! Dovevo tornare a casa. Bene. Sono ormai in 10 a fare lo sciopero della fame. All'inizio era un gruppetto di assassini di gente innocente, ma di recente sono entrati in sciopero anche ragazzi coinvolti solo in modo marginale. Non sono convinto di far gravare l'onere sulle famiglie. Non abbiamo deciso di negoziare, vero? Chi è il referente di Harrington? È un rappresentante del Ministero degli Esteri presso le carceri. Lo tenga d'occhio. Abbiamo fiducia in lei. Alice. Come va, Liam? Ciao, ma... Cristo, Gerard, non puoi lasciare perdere. Oddio. Non c'è proprio altro modo. Alice, ti prego. Ne abbiamo già discusso. Per favore. Rispetta le mie idee. Sapete una cosa? Non ho mai visto le cose in modo così chiaro. Come le vedo adesso. Non lo farà mai. Non andrà fino in fondo. Ed ora passiamo alle notizie dall'Irlanda. In seguito ad un'ulteriore accentuazione della crisi nelle prigioni, l'IRA ha rilasciato il seguente comunicato. I nostri compagni sono pronti a morire per i loro diritti. Buongiorno, governatore. Buongiorno, ragazzi. Loro che cercano di privarcene devono essere pronti a pagare con la stessa moneta. Fiero di te. Perché? Perché rispetti i miei ideali. Oh, Gerard. Chi ti ha detto che rispetto i tuoi ideali? Tu hai fatto la tua scelta. Ma a noi non hai lasciato scelta. Non lasciateci morire. Chi era? Vado a vedere. Non può uscire. Dobbiamo dolerci per la morte di questo giovane, ma dobbiamo anche dolerci per la morte di due ufficiali della prigione, brutalmente assassinati davanti alle loro famiglie.
Qualcuno dei presenti ha le mani sporche di sangue. Chi l'ha pagata per dire questo, Daly? Vi chiedo in ginocchio. Basta con la violenza. Chi l'ha convinto a fare questo? Non stiamola a sentire. Il nostro solenne dovere. Non ci faremo insultare! Chi è stato a pagarla? Sono stati gli inglesi a corromperti? Dobbiamo salvaguardare la vita con tutte le nostre forze, anche a costo di renderci impopolari. Vi prego, non lasciate che altri muoiano. Vi prego, non lasciate che altri muoiano! Sbagliando. Quello che ha detto là dentro è solo una sporca ignominia. Quello che ho detto là dentro è la legge di Dio. Mi sta chiedendo di tradire mio figlio? È la legge di Dio, Annie. Questa non è più una protesta. Questa gente sta usando i funerali per guadagnare consensi. Questa gente sono i nostri amici e le nostre famiglie. Ascoltatemi. Voi avete il diritto di fermare i vostri figli. Voi avete il diritto di scegliere. Dovete fare una scelta. Non io. No, non sono io che devo scegliere. Ma santo Dio, crede che se potessi scegliere lo lascerai morire? Vieni, Annie, andiamo a casa. Annie. Mi dia ascolto, Kathleen. Sta perdendo conoscenza. Dovremmo contattare la famiglia. Signora Quigley, sono Tim Harrington. Mi lasci in pace. Per favore, signora Quigley, forse abbiamo trovato una soluzione. Mi scusi, voglio stare con mio figlio. Mi ascolti, possiamo risolvere questo maledetto pasticcio. Vuole mettere fine a questa pazzia? Lo vuole? La prego, siamo ancora in tempo. Mi porti da Danny Boy. Al sicuro qui. Dovrebbero sparare anche a me. Crede che non lo faranno? Ha un bel coraggio a venire qui. Signor Boyle, ho una proposta. Ai prigionieri verranno accordate le loro richieste specifiche. Come diritto? Come diritto. A condizione che cessi subito lo sciopero della fame e che la sua organizzazione non dichiari il riconoscimento dello stato di prigioniero di guerra. Posso avere un portacenere? Grazie. Il governo dichiarerà che la ragionevole decisione dei prigionieri di cessare lo sciopero della fame sta facendo riesaminare il regime carcerario. Ci avete ingannato con la storia dei vestiti. Signor Boyle, io non ho mai ingannato nessuno in vita mia. Ora, se i termini dell'accordo sono accettabili, andrò stasera al carcere ad esporre i cambiamenti ai prigionieri in sciopero, in presenza di un testimone di sua scelta. La Thatcher non la consentirà mai. I più anziani componenti del governo hanno il forte presentimento
che il primo ministro sarà d'accordo. Devo prima consultare i prigionieri. E io i miei superiori. Danny, mio figlio sta morendo. Danny, non abbiamo altro tempo. Non puoi semplicemente risolvere tutto adesso. Non posso fare niente, la prego, se ne vada. Uno in arrivo, sgombrate il passaggio. Non mollare, Frankie! Non mollare, Gerard! Ciao, Tom. Deve essere una cosa seria se sei venuto tu. Forse abbiamo un accordo. Veniamo tutte le settimane. Oh. Kathleen, hai visto Harrington? No. Speravo che fosse con te. Tom McLaglin, il capo dei prigionieri. Come va, signora Quigley? La madre di Gerard. Tutto bene? Salve, come va? Come mai non è con te? Dove? Pensi che verrà? Ah, non ne ho idea, deve essere a Londra. Allora, Tom, cosa dicono i prigionieri? Sono d'accordo, se lo è anche il governo britannico. Grazie a Dio. Posso rubargliene una? Sì, sì, certo. Grazie. Dove? Sai che a Frankie non rimane molto. Già, lo so. Ora possiamo solo aspettare, signora Quigley. Sì, abbiamo un accordo. Loro accetteranno. No, nessuno ci perderà la faccia. Che cosa succede? Come ti permetti di entrare? La tua carriera è finita. Stiamo trovando un accordo. Non è un accordo, è una resa. Ti avverto, sono ben appoggiato. Sarai fortunato se avrai una pensione. Vattene. Adesso. L'ufficio del cardinale, prego. Sì, sì, Eminenza. Credo che abbiamo raggiunto un compromesso. Giusto. Kathleen! 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 Il cardinale ha trovato un accordo. Che accordo? Che cosa ci fai tu qui? Da dove è uscito questo? Dall'ufficio di Farnsworth. Pezzo d'idiota. Che c'è? I prigionieri avranno il privilegio di indossare i propri abiti. Cristo santo. Privilegio. È solo una parola. Abbiamo avuto una negoziazione diretta con Harrington, che era pronto ad accettare le 5 richieste come è diritti. È solo una parola. 9 uomini sono morti per questo diritto, Daly. È solo e una parola. E tu hai motivo di intrometterti in questa faccenda? Ma chi ti ha chiesto di farlo? Chi te l'ha chiesto? È un compromesso, Danny. È un compromesso. Basta, sto cercando di salvare la vita dei nostri ragazzi. E adesso tu non puoi.
Lo ritiro dallo sciopero. Almeno adesso non soffrirà più. Ho ritirato Gerard. Ho dovuto farlo. Qualcuno doveva farlo. Sei stata fortunata a poter scegliere. Bene, signora Quigley, può seguirmi, per favore. Small boat, your smile is the shore.